Amici di Medical Excellence, bentrovati, nuovo appuntamento con Prima Pagina Salute. Comincia una nuova settimana in compagnia della nostra redazione, della nostra trasmissione. Rispetto a quello che era successo negli ultimi due giorni della precedente settimana, è tornata Michela. Come Sane stai? Salva. Bene, ti grazie. Sei ripresa? Sì, devo dire che ne avevamo parlato, forse ecco, sono nefasti i miei medical news, avevamo parlato di mal di testa, di tutte quelle che sono le cause. Hai avuto tutto. Del mal di testa ho avuto, sì, la sinusite, che era uno di quelle tipologie di mal di testa che abbiamo affrontato. Fra poco in questa puntata parleremo di un medico calabrese che fa volontariato e offre un servizio veramente importante in Africa, in particolare nel Camerun. Prima però alcune notizie e poi il medical news. Innanzitutto parliamo di Giovanni Trombatore, il direttore della chirurgia generale dell'ospedale di Lentini. Giovanni Trombatore è stato eletto presidente della Società Siciliana di Chirurgia. La carica gli è stata assegnata nel corso della seduta di insediamento del nuovo consiglio direttivo che si è svolta lo scorso 30 gennaio a Lentini. Tra i suoi primi obiettivi la promozione della ricerca, della formazione e dell'informazione in campo chirurgico, nonché la creazione di rapporti con le istituzioni ai vari livelli e la creazione all'interno del consiglio direttivo di un gruppo dedicato alle problematiche afferenti il contenzioso medico-legale, punto di riferimento per quanti ne avranno bisogno, coinvolgendo l'esperienza e la saggezza dei presidenti onorari e dei past president. È per me un grande onore essere stato eletto presidente del consiglio direttivo della Società Siciliana di Chirurgia, sottolinea Trombatore. Ricoprire la carica che in passato è stata di insigni maestri della chirurgia siciliana mi lusinga non poco, ma nello stesso tempo non posso nascondere il timore con il quale mi appresto ad assumere questo gravoso impegno. Ringraziamenti ai presidenti onorari e ai componenti del consiglio uscente per il copioso e qualificato lavoro svolto. Il nuovo consiglio direttivo, grazie alle larghe intese che oggi vedono i chirurghi siciliani ospedalieri e universitari in ottima sintonia, è composto da una compagine fortemente motivata, di alto valore professionale e scientifico. È mio fermo obiettivo, inoltre, di insaldare e regolamentare gli ottimi rapporti con la COI regionale, secondo quanto sancito nel congresso congiunto a Roma lo scorso anno, per la creazione di una società scientifica che rappresenti tutte le anime della chirurgia, poiché soltanto così possiamo essere interlocutori delle istituzioni. Ritengo fondamentale il dialogo con gli interlocutori regionali, in particolare con l'assessorato alla salute. In Sicilia la sanità vivrà nel 2017, sono ancora parole di Trombatore, un momento di grande cambiamento, in quanto il piano sanitario regionale verrà approvato ed attuato entro questo anno, e ritengo pertanto fondamentale la presenza della nostra società scientifica nelle sedi dove si decide il futuro della chirurgia siciliana. Il direttore dell'ASP di Siracusa, Salvatore Brugaletta, esprime al primario di chirurgia dell'ospedale Lentini vive felicitazioni per il prestigioso incarico, con la certezza che la sua competenza, unitamente alla profonda esperienza professionale e conoscenza della categoria e dei suoi bisogni, guidi saggiamente la società regionale di chirurgia, apportando un contributo importante nel garantire supporto, vigore, spirito unitario e tutela dei diritti inalienabili dei colleghi chirurghi e dei pazienti, ai quali va garantita una sempre più efficace ed efficiente risposta ai bisogni sanitari espressi. Queste erano le parole di Salvatore Brugaletta. Altra notizia, Michela, dal Cannizzaro di Catania. Maggiore certezza nella diagnosi di patologie polmonari maligne e benigne, con conseguente possibilità di evitare l'intervento chirurgico a scopo diagnostico. Sono questi i principali benefici apportati dall'impiego dei nuovi aghi in corso di EBUS TBNA, ovvero Endobronchial Ultrasound Guided Transbronchial Needle Aspiration, nell'ospedale Cannizzaro di Catania. Si tratta di una procedura mini-invasiva molto avanzata per la diagnosi di patologie polmonari maligne e non, da anni eseguita con successo presso l'unità operativa di tecniche endoscopiche e videochirurgia toracica diretta al dottor Francesco Calanducci e in pochissimi altri centri in Italia. L'innovazione consiste nella possibilità oggi di poter eseguire non più soltanto prelievi citologici, cioè cellule, ma anche istologici, ovvero campioni di tessuto, attraverso la realizzazione di particolari aghi di più grosso calibro. In sostanza, tali nuovi dispositivi consentiranno di eseguire prelievi paragonabili alle biopsie standard senza necessità di intervento chirurgico. Ed è arrivato il momento del nostro collegamento, come vi avevo preannunciato. Oggi andiamo virtualmente, attraverso i nostri mezzi tecnologici, in Calabria e precisamente a Rende, che si trova in provincia di Cosenza, per parlare con il dottor Massimo Misiti, che è un ortopedico, ma con lui parleremo di un'esperienza bellissima, credo di poter dire, un'esperienza di volontariato, di solidarietà in Africa. Intanto ben trovato, dottore. Grazie, benvenuti a voi. E allora,
Fra poco vedremo anche un video che gentilmente ci ha fornito, che dimostra in pratica, è la prova di questa sua meravigliosa esperienza in Camerun. Intanto ci racconti un po' come le è venuto in mente e come è cominciata questa avventura. Questo percorso è iniziato grazie al professor Alessandro Faldini, all'epoca era l'ordinario di ortopedia e traumatologia dell'Università di Pisa, il quale mi ha invitato a conoscere Orthopedics, e da quell'invito, che era un invito per partecipare all'organizzazione logistica dell'associazione, è nata poi la pratica, la volontà e la voglia di essere utili sul campo. E da questo invito, che poi si è trasformato, dicevo, da organizzazione logistica a fattivamente a esercizio della professione, è nata questa voglia di provare, di vedere cosa succedesse in paesi in via di sviluppo. E grazie appunto alla volontà del professor Faldini, che mi ha portato con lui, ho conosciuto delle realtà che erano inimmaginabili o quantomeno soltanto televisive. E lì, visto il bisogno, visto quello che era, quella che era e che è ancora tutt'oggi la realtà di patologie non più evidenti dalle nostre parti, è nata questa voglia di essere sempre più presente e sempre più attivo in Africa, in particolare nel Camerun, che è l'area in cui la parte del gruppo di Orthopedics esercita questa forma di volontariato. Ha accennato alcune patologie. Di quale patologie stiamo parlando e che cosa fa, ecco, fattivamente? Le patologie frequenti sono malformazioni congenite patologie acquisite di tipo post-traumatica. Chiaramente queste dipendono dall'estrema povertà dei pazienti. Un bambino che nasce con un piede congenito spesso e volentieri non ha un trattamento adeguato alla correzione di questa patologia, e noi abbiamo insegnato nei reparti di neonatologia come trattare il piede congenito nei neonati. Chiaro è che la frequenza di patologie congenite per quanto riguarda i piedini o il ginocchio valgo o il ginocchio varo lo vediamo in maniera importante quando questi bambini cominciano a camminare, riacquistano l'autonomia e loro vedono la diversità tra il paziente sano e il paziente affetto appunto da queste malattie. E a quel punto subentra la parte chirurgica che ci ha permesso e ci ha dato la possibilità di essere d'aiuto a un medico che vive, un medico del Camerun che vive lì, che è stato instradato per quanto riguarda la correzione chirurgica di questo tipo di patologia. Per questo tipo di patologie che sono molto frequenti. È legato fondamentalmente alla povertà. Certo. Il paziente di una famiglia che sta bene chiaramente viene trattato meglio, viene curato di più perché c'è la possibilità di accesso alle strutture che hanno anche dove c'è la possibilità di avere denaro, c'è la possibilità di essere curati, e questo è il concetto base. La nostra missione è una missione di gente povera, fornisce assistenza sanitaria in una regione molto molto povera. Consideri che la regione dove andiamo è il nord-est del Camerun, una regione di Bamenda, e noi siamo riusciti con degli sforzi non indifferenti a portare un'ambulanza, e questa è l'unica ambulanza per una regione che fa circa 300.000 abitanti, quindi questo è per darvi la proporzione di quello che è la necessità e quello che noi facciamo. Dottore, le posso chiedere in estrema sintesi, perché ogni volta che abbiamo parlato con qualcuno dei suoi colleghi che è andato in Africa, poi sappiamo che è tornato profondamente cambiato. Cosa le ha lasciato questa esperienza? Ma è un'esperienza che chiunque fa, che chiunque vive, la vive e poi ne paga le conseguenze in senso molto lato, pagare, cioè ha un modo di vedere e di interpretare la vita in maniera diversa. È un'esperienza che ti aiuta, è un'esperienza che ti cambia la vita e ti dà la possibilità di capire come ci sono tante realtà. Le realtà che noi viviamo quotidianamente sono la differenza tra la possibilità di accedere ai servizi sanitari tra il nord e il sud. Quando andiamo più a sud del nostro sud ci rendiamo conto che la povertà è estrema, il bisogno, la necessità di essere utili ti fa capire come alla fine c'è gente che
che ti ringrazia con un sorriso, e quel sorriso, quegli occhi di quelle persone che hanno, non hanno altre possibilità di espressione, perché non, spesso e volentieri non parlano inglese, non parlano francese, e quell'espressione di gratitudine è quel momento in cui ti gratifica e ti riempie il cuore. E poi sono anche i sorrisi che vedremo nel video, che passeremo adesso praticamente. Ci vuole preannunciare qualcosa oppure lasciamo spazio alle immagini direttamente? Io lascerei tutto alle immagini di un nostro amico che è venuto con noi, che è un operatore, si chiama Mauro Nigro, che ha filmato 15 giorni di una nostra esperienza in Africa e ha tratto questo breve documentario nel quale, chiedendo le nostre impressioni e documentando quello che noi facevamo quotidianamente, ha raccolto l'essenza del nostro far missione, del nostro essere volontario. Dottore, grazie. Grazie. Grazie, grazie a voi. Grazie, grazie. Voi. Ringraziamo il dottor Massimo Misiti e adesso è il momento, l'abbiamo preannunciato, di andarci a vedere questo video realizzato proprio nel Camerun. L'idea dell'Africa nasce per ritrovare la patologia che in Occidente non esisteva più. E sono venuto a ricercarle perché era lo scopo della mia scelta dell'ortopedia come specializzazione. Orthopedics nasce da una curiosità, mettiamola così, che ha coinvolto un pochino tutti i membri della mia famiglia nel voler andare a fare un'esperienza in paesi in via di sviluppo per quello che riguardava la nostra professione. Circa nel 2000 mio padre viene a conoscenza di un ospedale in Tanzania dove c'era una sala operatoria attrezzata. C'era un posto in un istituto dove raccoglievano bambini con malformazioni agli arti, bambini che erano nella impossibilità di poter camminare, e sapendo che c'era questo ospedale praticamente attrezzato però che non veniva sfruttato, siamo andati lì, perché forse ce l'avessero chiesto in qualche altra parte del mondo l'avremmo fatto ugualmente. Mio padre parte con mio fratello e con l'anestesista Cesarina Grugni, e sono partiti spontaneamente. Dopo un po' di tempo è nata l'esigenza di creare una associazione per aiutarsi a sostenere i costi e per il recupero dei materiali. Ortopedis ha cominciato a mandare 2 container l'anno di materiale sia medico ortopedico e poi tutto quello che ci vuole per sopravvivere, per rendere la vita dei degenti un gocciolino migliore. I bambini operati non avevano neanche un giocattolo da tenere in mano, un palloncino, un orsetto, un balocchino che i nostri figli ne hanno a cesti, no? Abbiamo mandato uno strumentario molto importante, ora stiamo attrezzando la seconda sala operatoria e piano piano stiamo organizzando il reparto delle degenze, il reparto della riabilitazione, sempre inviando materiale e cercando di insegnare al personale come stivare le riserve e come gestire il materiale che noi mandiamo. Hello. Vieni via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Fare chirurgia ortopedica in Africa non è come farla in Occidente. Ortopedia eroica, cioè uno deve fare tutto, deve arrangiare tutto, deve programmare, migliorare. Di fronte all'inconveniente grave è chiaro che ci sono situazioni gestibili in modo più difficile. Tutto quello che è normale qui diventa strano. Un intervento che da noi dura un'ora e mezza, qui può durare anche una giornata. Può succedere di tutto e allora devi essere pronto ad affrontarlo con calma. La sanità in Africa
si distingue in due categorie. C'è la sanità dei ricchi, dove operano in ottime cliniche, ottimi chirurghi, e quella dei poveri. I poveri non hanno nessuna forma di assistenza se non quella delle missioni. Tutto quello che noi abbiamo fatto qua, prima che noi arrivassimo qui, non si faceva assolutamente. Qui trovi una richiesta primordiale. Trovare dei piedi torti oggi come oggi è praticamente impossibile. Quindi handicappati da piede torto in Italia non ce ne sono. Qui ce ne sono delle tonnellate. Hai la capacità di intervenire e di ridurre in maniera importante anche queste invalidità. Chiaro che lavorare qua è difficile, quindi devi essere uno esperto che è capace realmente di lavorare con poco o niente. Un intervento fatto qui in questa realtà, un intervento fatto qui equivale almeno a 5 interventi fatti in Italia. Determinati tipi di interventi addirittura non si conoscono. Tanto è la differenza tra lo stato in cui noi li curiamo e li troviamo qui e lo stato in cui li veniamo e li curiamo in Italia. Bisogna sapersi adattare in Africa, non si può pretendere sempre di avere tutto a disposizione. Un po' di spirito di adattamento non basta. La chirurgia è chirurgia. Al momento in cui uno comincia un intervento, che sia un piede occidentale o che sia un piede africano, la chirurgia è la stessa. Se tu vedi una persona che ha un problema qui, il problema non può essere risolto da un altro, quindi è che questa persona, se non gli viene risolto il problema, rischia la vita. Un esempio molto semplice: in Africa, se un bambino gattone invece che camminare, se già che gli verrà le gambe, c'era il ginocchio, continuerà a stare nella terra, nessuno gliela curerà, e questo potrebbe essere un danno mortale. Perché qui cerchi di operare di più, perché non puoi aspettare, non puoi affidarti a una società che non è strutturata per aiutare l'indigente, e quindi cerchi di trovare una soluzione chirurgica che è proprio legata alla struttura, al luogo e alle condizioni in cui si presentano i pazienti. Qui bisogna fare l'intervento migliore a minor costo, non economico, a minor costo per il paziente, cioè che abbia il miglior risultato con la minor sofferenza. È una sala operatoria che non è strutturata come è strutturata in un paese sviluppato. Gli interventi ortopedici purtroppo sono tutti interventi pesanti, che richiedono tanti strumenti chirurgici, perché bisogna arrivare sull'osso, l'osso è difficile da maneggiare, c'è bisogno di sega, martello, chiodi, viti. E solitamente in questi paesi non c'è. La chirurgia ortopedica ha uno strumentario che qui manca, viene a mancare, e quindi ti ritrovi a fare gli stessi tipologie di interventi che fai nei paesi sviluppati con meno strumenti. Qui devi saperti adattare a questa condizione. Qui siamo in una sorta di accampamento di sala operatoria. I medici sono molto bravi perché devono vivere realmente una dimensione di inventiva nel tavolo operatorio. La loro bravura sta nel diventare essenziali nell'usare gli strumentari, e devo dire, per l'esperienza che ho, veramente i risultati sono eccellenti. Qui manca il martello, qui manca la parte fondamentale, mancano le viti, mancano le placche, bisogna portarsi tutto e arrangiare quello che si è portato a quello che si è trovato. Mi sono accorto in questa missione che si può portare qualsiasi strumentario, ma non è mai abbastanza per quello che si riesce a trovare, perché non ci si può immaginare le patologie che esistono in questo mondo. Nel momento in cui si vedono tutte queste patologie così diverse dalle nostre, vissute anche con una carica emotiva diversa da quella che viviamo noi, e vedendo le possibilità che abbiamo di aiutare, anche con poco, fa venire voglia di tornare. La cosa che mi ha fatto venire voglia di tornare più di tutte è che con niente si riesce a dare emotivamente una speranza a queste persone
che nel nostro mondo è inimmaginabile. Non avevo mai visto un ospedale così organizzato in questa maniera, e con i parenti, tanti parenti, sembra tutto molto disordinato, però probabilmente è solo un'impressione. Sicuramente anche loro hanno un'organizzazione, sicuramente diversa dalla nostra, va letta forse con i loro occhi, non con i nostri. Chi vive qui, gli infermieri e i medici che sono qui, per gli strumenti che hanno, sono veramente molto bravi. Ci verrebbe mai in mente di venire qui a operare tenendo chiusi fuori dalla porta il personale locale? Sarebbe la più grossa stupidata che possiamo fare. Il lavoro principale è proprio quello di cercare di integrarci con loro, trasmettere loro le nostre competenze per cercare di farli crescere. Qui in Cameron, in questo ospedale, c'è un ottimo chirurgo, Venantius, che è un chirurgo generale veramente bravo e che sta imparando la chirurgia ortopedica. Quindi qui costruiamo qualche cosa. Since the Italian group came, a lot of things have changed. Because they bring new ideas, we apply them and we have better results than before. We learn a lot from the Italian group. New skills, new methods. It's very important for orthopedic surgery to be here. First, because there is no orthopedic surgeon around this area. So before, patients had to leave here, go very far to seek for medical help with their orthopedic problems. And the number of orthopedic operations we are doing in this hospital now is more than the number of general surgeries. Immagini certamente toccanti quelle che ci arrivano dall'Africa, in particolare dal Camerun, ma che ci danno anche una speranza che con un piccolo aiuto si può fare molto, davvero tanto per queste persone, per questi bambini. Siamo quasi in chiusura, prima però news e curiosità, quindi medical news. Dedichiamo il medical news di oggi alle afte. Le cause che scatenano le afte in bocca non sono note, tuttavia dall'esperienza medica risulta che questa patologia può colpire qualsiasi soggetto, anche chi gode di una perfetta salute. Alcuni farmaci possono causare afte e carenze di alcune vitamine del gruppo B1, 2, 6 e 12, di ferro, di acido folico e di zinco. Tuttavia anche irritazioni, lesioni o infezioni di uno qualsiasi dei tessuti del caporale possono causare afte. Le piaghe in bocca possono verificarsi a causa di alcune malattie sistemiche che interessano diverse posizioni all'interno del corpo. Vi sono però alcuni fattori di rischio: l'abbandono del vizio del fumo, le allergie, le alterazioni ormonali, tipo gravidanza o menopausa, l'anemia sideropenica, la carenza vitaminica, in particolare della B9, la celiachia, l'HIV, le lesioni dopo la pulizia dei denti, ancora il morbo di Crohn, la predisposizione genetica, lo stress o il lupus eritematoso sistemico. Raramente le afte sono tra i segni iniziali di un tumore del caporale. Ma quali sono i sintomi? Le afte in bocca determinano sintomi che interessano solo il cavo orale. Le lesioni sono dolorose e hanno un aspetto arrossato. Prima della comparsa vi è una sensazione di bruciore e pizzicore dell'aria. A volte le ulcere della bocca possono interessare anche le aree genitali. Ma come si curano? Come si è detto, di solito le afte in bocca regrediscono spontaneamente nel giro di pochi giorni, pertanto in genere non vengono somministrati farmaci al paziente, lasciando che le ulcere seguano il loro corso. Se le lesioni suggeriscono una patologia specifica, invece è opportuno recarsi al medico per una diagnosi più corretta. In generale si consiglia di prestare attenzione al lavaggio dei denti, in quanto con lo spazzolino si potrebbe andare a rompere la lesione, prolungando i tempi di guarigione. La comparsa delle afte in bocca è poi sintomo di carenza di vitamine e minerali, è pertanto opportuno integrare l'alimentazione con le sostanze mancanti. Se le afte sono molto dolorose, è meglio sciacquare il caporale con colluttori a base di clorexidina o applicare creme e somministrare compresse a base di corticosteroidi tipo betametasone, idrocortisone o fluconazide, in grado di velocizzare la guarigione, e l'applicazione di tali rimedi non esclude però la recidiva delle afte. Quando le afte si fanno particolarmente grandi, si possono somministrare farmaci che agiscono come immunomodulatori
per prevenire la formazione di afte o accelerarne la guarigione ci sono dei consigli, per esempio usare lo spazzolino a setole morbide, bere con una cannuccia in modo che i liquidi non tocchino le afte, cambiare farmaco se si pensa che sia causa di queste afte, evitare cibi salati, piccanti e acidi che peggiorano il dolore e il fastidio delle afte. Ci sono dei rimedi anche naturali, in caso di afte vanno assolutamente evitati i cibi piccanti, tutti gli alimenti duri ed abrasivi, le noci ad esempio, evitare anche tutti i cibi contenenti conservanti e additivi industriali. Le afte possono essere combattute con una dieta a base di verdure fresche e in generale mantenendo l'organismo ben idratato e con particolare apporto di vitamine C ed E. L'aglio è ottimo per curare le afte, anche cibi particolarmente ricchi di arginina come cereali, farina d'avena e crusca sono indicati per una dieta che combatte le afte. Tra le bevande è ottimo il tè, che può essere utilizzato anche come rimedio naturale facendo degli impacchi ad uso locale con le foglie o delle bustine, ecco, da utilizzare per un infuso. E con questo per oggi è tutto. Ed è tutto anche per la nostra trasmissione di oggi. Michela, ricordiamo il nostro canale che è l'86, potete interagire con noi mandando una mail alla redazione @medextv.it. Appuntamento con Prima Pagina Salute fissato per domani, buon proseguimento con i programmi di Medical Excellence TV.